Già diversi anni fa la candidatura fu presentata e tuttavia la prima tentative list, cioè la prima formulazione non ufficiale e modificabile, su 100 abbazie prese in considerazione ne sono state proposte 7 e tra queste non c'era l'abbazia benedettina di Cava dei Tirreni. Quindi poi anche su sollecitazione dello stesso sindaco Luigi Gravagnuolo, che fu quello che il primo propulsore di questa candidatura, poi purtroppo non è andata bene, anche sul suo stimolo, diciamo, l'abbiamo ripresa e stiamo lavorando intensamente ad un recupero, e questo lavoro ci ha portato ad un primo risultato parziale ma importantissimo, cioè la disponibilità del Ministero per i beni culturali a riesaminare il dossier che riguarda la nostra abbazia. Ovviamente adesso ne dobbiamo apportare studi, dobbiamo portare ricerche e dobbiamo motivare fortemente il perché noi chiediamo una rivalutazione della nostra abbazia benedettina in questo contesto, e siamo convinti che ci sono tutti gli elementi per poterlo fare. Tra l'altro c'è stato anche un impegno in termini economici proprio per fare tutto questo dall'amministrazione. Sì, abbiamo anticipato una prima somma di 5.000 euro per le ricerche che ci hanno consentito poi di mettere anche il Ministero nella condizione di poter riflettere su questa cosa. Oggi abbiamo chiesto 90.000 euro alla Regione Campania perché abbiamo bisogno di ricerche più approfondite, documenti più approfonditi, e per fare questo, come potete immaginare, abbiamo bisogno di professionisti. Cioè noi non abbiamo oggi, a partire dal sindaco nel comune, persone che hanno studi, competenze per poter alimentare un dossier da mettere all'attenzione del Ministero dei Beni Culturali e ovviamente delle istituzioni europee. Quindi anche per supportare questi tecnici, per fare attività, stiamo pensando ad un grande convegno internazionale con la presenza dei vertici della Comunità Europea, di quei vertici che si occupano di UNESCO per la prossima primavera, per febbraio, e quindi ovviamente anche questo ha bisogno di risorse economiche che noi non abbiamo ma che la Regione Campania si è impegnata a metterci a disposizione.